Regione Liguria ha pubblicato il secondo bando per gli interventi legati all'economia circolare delle aziende liguri. Che cosa si intende per economia circolare? Si intende la sostenibilità in circolo, far sì che gli scarti produttivi possano rientrare all'interno del sistema produttivo, cercando di ridurre in questo modo gli sprechi e i rifiuti. Ovviamente l'economia circolare riguarda anche il risparmio energetico delle risorse idriche, energetiche, elettriche e di gas. Le aziende, devono lavorare sempre più nell'ottica della sostenibilità ambientale perché comunque, i requisiti della Commissione europea stanno diventando sempre più, diciamo, importanti e riguardano in particolare le grandi aziende, ma sicuramente ci sarà una ricaduta anche per le piccole e medie imprese. Per questa ragione abbiamo ritenuto che comunque fosse molto importante, supportare le nostre aziende, da questo punto di vista. Il bando finanzia tutta una serie di attività, e utilizza un approccio che possiamo, definire di life cycle analysis, ovvero la, possibilità di andare ad analizzare l'intero ciclo produttivo di un prodotto, quindi sia, la produzione vera e propria del prodotto, ma anche poi come questo prodotto viene utilizzato dal cliente finale, dal consumatore e come si può allungarne la vita oppure eventualmente far sì che rientri all'interno del ciclo produttivo. È molto importante questa metodologia ed è necessaria per le aziende in modo da poter definire delle attività che siano veramente efficaci dal punto di vista ambientale e che non siano impattanti, magari indirettamente, ma comunque impattanti. Per questa ragione il bando finanzia sia una serie di attività immateriali legate appunto a questa tipologia di studi e di analisi di prodotto, analisi del livello di circolarità dell'azienda, eccetera, e anche interventi legati invece proprio al ciclo produttivo del prodotto. Per quanto riguarda gli interventi sul ciclo produttivo, faccio alcuni esempi di interventi che possono essere finanziati, quali ad esempio la sostituzione dei macchinari con attrezzature più efficienti, sia dal punto di vista dell'utilizzo delle materie prime, sia dal punto di vista invece dell'utilizzo delle risorse energetiche, idriche, eccetera. La sostituzione di materiali con materiali che siano rinnovabili, biodegradabili, quindi che siano meno impattanti sul nostro ambiente, sul pianeta. Quindi cercando di evitare tutti quei materiali, quali ad esempio la plastica, che hanno comunque un bassissimo tasso di biodegradabilità e che si degradano pochissimo nel tempo. La riduzione degli imballaggi, che è uno dei temi cardine dell'economia circolare, perché gli imballaggi rappresentano la quantità maggiore di rifiuti che vengono prodotti dalle aziende e quindi più si riesce a ridurre l'imballaggio, il peso dell'imballaggio, la quantità di materia prima che serve per produrlo, quanto più comunque si va nella direzione di una maggiore sostenibilità ambientale. La, ad esempio, raccolta di beni usati o disassemblati per far sì appunto che rientrino all'interno del ciclo produttivo dei prodotti e un'altra attività molto importante che a volte viene sottovalutata è quella della progettazione eco-design, ovvero una progettazione pensata per la sostenibilità del prodotto, quindi per andare nella direzione di valutare sia dal momento in cui viene prodotto sia quando poi viene dismesso. Come far sì che un prodotto possa, diciamo, allungare la propria vita e come può, essere pensato per essere più sostenibile possibile. L'ecodesign impatta tantissimo sulla produzione di rifiuti, può arrivare, per quanto riguarda un prodotto, fino a ridurre dell'80% i rifiuti prodotti, quindi capite che è un aspetto da tenere in grande considerazione che attualmente ancora poco considerato dalle aziende.
Un'altra attività molto importante è la dematerializzazione dei processi produttivi, ad esempio attraverso l'utilizzo di software e di tecnologie che comunque permettano di dematerializzare alcune fasi di produzione dei beni, dei prodotti e quindi far sì, insomma, di dover utilizzare meno materie prime. O ad esempio la creazione di nuove linee di prodotto da scarti produttivi, che è anche questa un'attività comunque molto interessante, che si ricollega anche al concetto di simbiosi industriale, ovvero la possibilità di mettersi d'accordo con altre aziende per poter utilizzare i loro scarti produttivi nella propria produzione. Questa è un'altra attività che comunque viene finanziata dal progetto. Insieme alle attività appunto sul ciclo produttivo, come dicevo, sono finanziabili anche attività immateriali, quindi tutte le analisi propedeutiche alla realizzazione di questo intervento, sia attività di comunicazione e sensibilizzazione dei consumatori e degli stakeholder sulle performance che i propri prodotti hanno. A volte le aziende hanno anche un livello di circolarità inconscia, viene chiamata così, ovvero non sanno che stanno adottando degli approcci circolari e quindi tramite questo bando è possibile anche andare a promuovere questo tipo di attività attraverso ovviamente un'analisi appunto del ciclo di vita del prodotto. Il bando si rivolge alle micro, piccole e medie imprese presenti sul territorio ligure con un'unità produttiva già esistente sul territorio, e il bando è già disponibile online sul sito di FILSE, che è il soggetto gestore della misura, sul sito di Infobandi di FILSE, e sarà possibile presentare domanda dal 25 di settembre al 24 di novembre con un approccio a sportello, quindi fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Per informazioni potete scrivere a infobandi@filse.it. Ultima informazione molto importante: i progetti prevedono un meccanismo di finanziamento dall'80 al 90%, con una parte a fondo perduto, una parte attraverso uno strumento finanziario, quindi un prestito agevolato all'1,5%, quindi molto agevolato, e cubano da 25.000 euro a 250.000 euro proprio per andare incontro sia alle aziende che sono più strutturate, sia eventualmente ad aziende più piccole che però si vogliono cimentare su questo bando. Per informazioni siamo a disposizione.